Buongiorno e benvenuti su questo nuovo video. Io sono Nadia. Ciao, io sono Gabriele. Qui con noi i nostri piccoli avventurieri e oggi stiamo in giro per Zaragoza, come dicono qua in Spagna, ma oggi è una giornata speciale perché è compleanno di Nadi. Quindi yeah, faremo tantissime belle cose. E niente, stiamo andando in centro perché vogliamo iniziare ad andare a visitare, vedere la cattedrale del Pilar, famosissima qui a Zaragoza. Non è la basilica del Nuestra Signora del Pilar? Del Pilar. Potrebbe essere quella lì, io ho fatto la versione. E tra l'altro ci siamo già quasi arrivati. Cammina, cammina che arrivi. Se non l'avete ancora fatto, ragazzi, iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanella per restare aggiornati su ogni nuovo video e poi metteteci un like. Sigla! Buongiorno e benvenuti su questo nuovo video. Io sono Nadia. Io sono Gabriele. Con noi i nostri piccoli che Gabri stava catapultando. Hai soffiato, Ninni? Tanta guiate. Ninni, tu ad ottobre. Ah, ragazzi, per chi non lo sapesse, guarda il ponte di Santiago, ma a parte quello, volevo dire, Santiago, Tiago in realtà è Giacomo in italiano. Noi l'abbiamo scoperto qualche settimana fa quando siamo stati a Santiago de Compostela. Non so, voi lo sapevate? Fatecelo sapere qua sotto. Ragazzi, appena arrivati ci accoglie subito questa bellissima fontana, la Fuente degli Hispanidad, tradotto la fontana della ispanicità, potremmo tradurla in questo modo. Bellissima fontana, i blocchi là in granito rappresentano, sono a forma dello Yucatan, dell'America centrale, invece qua la fontana sotto rappresenta l'America del Sud e ci sono anche tre blocchi di marmo che rappresentano le tre caravelle di Cristoforo Colombo. Molto molto bella. Ragazzi, è appena iniziato a piovere, siamo appunto appena arrivati di fronte alla cattedrale del Pilar. Io accorcio, il nome in realtà è molto più lungo, e però ragazzi, nonostante questa pioggia, guardate che cielo fantastico. Siamo appena usciti dalla basilica, è considerata la prima basilica dedicata a Maria della storia. Infatti, secondo la tradizione, proprio qui apparve a Giacomo il Maggiore
Maria proprio nel suo corpo, nel momento in cui in realtà Maria era ancora vivente a Gerusalemme. Proprio da quel momento, su questo pilar, su questo pilastro, iniziò la costruzione di questa grandissima chiesa. Infatti all'interno si può visitare, si può vedere anche questo pilar, c'è proprio un'insegna con scritto che qua si può baciare e toccare il pilar. Anche il Papa Giovanni Paolo II venne qui, appunto in questa chiesa, proprio per vedere e per baciare questo famosissimo pilar. Adesso continuiamo a visitare Saragossa. Allora ragazzi, abbiamo preso il pullman. Fede, sei contento? Allora, solo che il tour dura un'ora e mezza, quindi siamo entrati qua in un bar, adesso prendiamo qualcosina da mangiare e poi saliamo sul pullman. Com'è sul pullman? Sei contento? Eccolo qui ragazzi, questo è il nostro pullman verde e appunto ci porterà in giro per Saragossa per un'ora e mezza con l'audio che guida anche in italiano. È la prima volta che ci capita in questa vacanza. Ragazzi, siamo partiti con il tour, stiamo passando adesso nel centro storico, molto molto bello, con questo viale tutto alberato, e ci hanno già spiegato che appunto Saragossa era organizzata come una città romana, quindi c'era un cardo e un decumano che stiamo percorrendo adesso. Abbiamo appena passato la chiesa di Sant'Antonio da Padova, detta anche la chiesa degli italiani. Allora, stiamo passando di fianco al canale imperiale, pensate, un canale che era navigabile lungo più di 100 km che veniva utilizzato per appunto anche l'irrigazione di tutti i campi qui vicino a Saragossa. Un altro modo per visitare Saragossa in bicicletta, infatti pensate, ci sono più di 130 km di piste ciclabili. E un'altra cosa, è abbastanza pianeggiante, quindi potrebbe essere alla portata di tutti. Siamo di fronte alla porta del Carmen, cioè quello che resta praticamente delle vecchie mura, e la vedete qua, quindi rimane soltanto questa porta in stile neoclassico. Abbiamo appena passato il ponte del terzo millennio, è appunto un edificio, una costruzione molto molto moderna, e che è anche stata utilizzata proprio per questa caratteristica innovativa per diversi spot pubblicitari. Questa zona della città così futuristica è stata realizzata per l'Expo, l'Esposizione Universale, e adesso molti di questi edifici sono stati comunque riqualificati. Siamo arrivati al Parco dell'Acqua di Saragossa, un parco molto molto grande con tantissimi alberi, c'è veramente di tutto in questo parco, addirittura pensate una spiaggia sul fiume, quindi anche questo molto molto interessante. Qui
a Saragossa c'è anche un acquario molto particolare, un acquario fluviale in cui sono ricreati gli ambienti di 5 fiumi in 5 continenti che contiene moltissime specie animali. Abbiamo nuovamente attraversato il fiume Ebro, che è appunto il fiume principale qui di Saragossa e che dà appunto anche il nome a tutta questa zona. Molti ponti che lo attraversano furono costruiti proprio in occasione dell'Expo nel 2008. Siamo scesi dal pullman, abbiamo terminato questo tour interessante, diciamo che noi non avevamo tanto tempo da dedicare qui a Saragossa e sarà soltanto appunto una tappa del nostro rientro. Comunque ci è piaciuta, interessante, molto bella la basilica e anche con questo tour abbiamo potuto scoprire tutte le varie parti della città, sia quella più antica, quella più storica, il centro storico dove siamo adesso, sia quella nuova che è stata costruita in occasione dell'Expo nel 2008. È molto bella, molto innovativa, c'è questo contrasto di questi edifici molto alti, moderni e appunto alcuni sono ancora delle costruzioni proprio fatte in occasione dell'Expo. Bellissimo anche questo parco che è stato costruito sul fiume e quindi anche lì molto bello, deve essere poterci magari fare un giro in bicicletta o passeggiare. Noi iniziamo a ritornare sul camper perché tra poco ci spostiamo di nuovo. Adesso che è uscito anche il sole, è uscita una bellissima giornata, inizia a fare caldo, si possono ammirare anche meglio le tegole che appunto formano il tetto della cattedrale, coloratissime, molto molto particolari. E allora siamo sull'autostrada che ci sta portando da Saragossa verso Barcellona e dopo aver percorso un tratto molto molto lungo, sembrava in mezzo al deserto, veramente non c'era nulla né a destra né a sinistra, abbiamo anche appena oltrepassato il meridiano di Greenwich. Noi continuiamo ancora perché ci mancano ancora 2 ore e mezza per arrivare appunto a Lloret de Mar, nostra prossima tappa. Grazie per averci seguito fino a qui, vi volevamo ricordare che questo video fa parte del tour che abbiamo fatto in Portogallo ad agosto 2022. Esatto, abbiamo in realtà toccato 4 nazioni perché siamo partiti dall'Italia, Francia, Spagna e ovviamente Portogallo. Se volete avere qualche informazione in più vi mettiamo qua sopra il link per appunto il primo video introduttivo in cui spieghiamo brevemente tutto quanto il nostro percorso. Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale se volete essere aggiornati su ogni nuovo video, attivate la campanella e lasciateci un like. Grazie!